Ciao a tutti, io sono Paolo Castaldi e niente, qua potete già intravedere qualcosa che riguarda un po' il mio lavoro, i fumetti. Aspettiamo un paio di minuti. Vediamo se, insomma, abbiamo il tempo di collegarsi un po' ad altri utenti. Vedete due schermi, uno dove, insomma, disegnerò. Qui vedete un po' di tavole di alcuni miei lavori. Così, alcuni miei disegni, questi sono per un volume di Feltrinelli uscito nel 2018, e poi vi spiego un attimo chi sono, cosa faccio, e così, tanto però un po' di disegno, tavola d'acquerello, qualche mio libro, questo l'ultimo uscito per sempre per Feltrinelli a fumetti, scritto da Harry De Luca e Cosimo Damiano D'Amato, è il mio ultimo lavoro che è stato pubblicato per Feltrinelli Comics. E qualche mio disegno, scusate, non è un terremoto, sono io che sono un po' irruento. Qui qualcosa dal mio sito. Ok, dai, io direi che possiamo partire. Innanzitutto, ciao a tutti, perché siamo qui? Siamo qui perché volevo presentarvi un po' il mio, diciamo, un'iniziativa di Super che insomma partirà da settembre. Sostanzialmente si tratta di un corso che fa parte di un progetto più ampio di crowdfunding. Trovate comunque poi tutti i link insomma che interessano appunto questo crowdfunding, li trovate comunque sulla pagina, li trovate un po' ovunque sui canali di Super. Nello specifico, tra insomma i premi, come sapete, ogni crowdfunding ha determinati appunto premi che si ottengono pagando una certa quota. Tra questi premi c'è il mio corso che si intitola appunto Dal disegno alla pagina. Perché si intitola così? Perché sostanzialmente disegnerete voi insieme al mio supporto la vostra prima pagina fumetti, quindi già questo vi può far capire che è un corso che diciamo è rivolto a tutti quelli che vogliono iniziare un po' a conoscere il linguaggio del fumetto e a praticarlo, perché spesso un po' c'è sempre questo misunderstanding sulla questione disegno fumetto, cioè io so disegnare bene, magari ho una mano felice, quindi in automatico posso fare fumetti. In realtà non è così così immediato, nel senso che appunto il fumetto è un linguaggio che ha delle sue regole, delle sue insomma ha delle sue regole che bisogna conoscere per poter poi diventare fumettisti e realizzare le proprie tavole a fumetti. Ovviamente oltre a questo corso ce ne saranno diversi al quale ci si può già iscrivere o comunque si può anche solo fare delle donazioni alla scuola e supportare appunto il progetto di Super e insomma. Scusate, eccoci qui. Si possono appunto fare donazioni alla scuola. Insomma, comunque trovate tutta l'iscrizione nel titolo, quindi non avrete problemi a trovare le informazioni che vi interessano. Dicevo, quindi questo è un corso dove è strutturato in sei lezioni da 3 ore ciascuno.
e diciamo che ogni lezione è strutturata in questo modo. Si entrerà a far parte di un gruppo di Facebook dedicato al corso, e quindi è un gruppo di Facebook chiuso, in cui appunto ci si potrà iscrivere solo una volta che si è parte del corso, ci si è iscritti al corso, dove io terrò una lezione da un'ora, diciamo, di spiegazione frontale e ovviamente pratica e visuale, dove vi faccio vedere un po' di cose legate al fumetto. Poi voi farete, diciamo, gli esercizi e man mano io avrò appunto vi farò delle revisioni personalizzate sempre all'interno di questo gruppo, dove appunto in un video vi spiegherò cosa va, cosa non va, come procedere e così via. Quindi comunque è un corso sì generale per tutti gli iscritti, però poi è molto personalizzato anche sul livello dello studente che si è iscritto. Questo, secondo me, ci tengo a dirlo perché credo che sia comunque una nota, un po' di merito di questo corso, di come lo gestiamo. Quindi sostanzialmente sono sei lezioni che partiranno da metà settembre, un po' come più o meno tutti gli altri corsi. Come cosa si fa sostanzialmente? Ah, scusate, io ho maleducato, non mi sono presentato. Chi sono io? Voi direte, perché questa Ria mi spiega a fumetto, ma chi è? Vabbè, qualcosa vi ho fatto vedere all'inizio appena ci siamo collegati. Sostanzialmente io sono Paolo Castaldi e faccio fumettista di professione e collaboro con vari editori, sia italiani che stranieri. In Italia il mio editore è Feltrinelli, che da 3 anni ha questa collana di fumetti che si chiama Feltrinelli Comics, nel quale ci sono comunque editori, ci sono autori comunque molto importanti, di cui sono contento di far parte, per cui ho pubblicato le mie ultime 2 opere a fumetti, e poi pubblico per l'estero, quindi anche per il mercato francese, che chi ne sa di fumetti sa che è un po' un mercato di riferimento. Questo per dire che comunque sono nel fumetto da un po' di tempo e sono contento adesso di poter collaborare, insomma, anche con la scuola, per riuscire a anche un po' a trasmettere quello che ho imparato sul campo di questo linguaggio. Quindi sostanzialmente il corso come si struttura? Si struttura in questo modo. Nella prima lezione io vi darò una sceneggiatura scritta da un professionista del fumetto e disegnata, in realtà già disegnata, da un autore appunto professionista di primo livello. Ovviamente voi non saprete, io camufferò qualcosa, quindi voi non saprete chi è il professionista che l'ha scritto né chi l'ha disegnata, però io vi darò questa sceneggiatura, vi spiegherò come si legge una sceneggiatura, vi spiegherò che cos'è uno storyboard e come funziona uno storyboard, vi spiegherò tutte le regole base del linguaggio del fumetto per poter poi per permettervi di realizzare passo passo la tavola della sceneggiatura che io vi ho consegnato. Quindi sostanzialmente disegneremo assieme questa tavola, studiando i personaggi, studiando le ambientazioni, capendo come funziona uno storyboard, come funziona la composizione di una tavola a fumetti, quali sono le tecniche che si utilizzano maggiormente, che tipo di carta, come funziona quel digitale, fino alla, come dire, alla realizzazione definitiva di questa pagina. Quindi vuole essere un corso che comunque vi dà un'infarinatura, diciamo, generale di quello che è poi il linguaggio fumettistico, per poi in modo che voi possiate poi applicarlo alle vostre storie che inizierete a realizzare magari per conto vostro, magari che già fate. Quindi questo è un po' quello che vorrei insegnarvi con questo corso, perché il fumetto adesso... magari facciamo anche vi faccio vedere giusto qualcosa. Il fumetto ha delle regole sue che uno che dà per scontato, ma che in realtà non sono scontate, non sono. Ad esempio, facciamo un esempio banalissimo. Adesso noi proviamo, piccolo esempio.
tutti sanno che il fumetto è circoscritto dentro una pagina di, con all'interno delle vignette, quindi che ne so, abbiamo le nostre vignette così. Ok, questo potrebbe essere una griglia tipica di una pagina fumetti. Ma come faccio a sapere io qual è la griglia giusta per la scena che devo disegnare? È una domanda che molti si pongono quando iniziano. Ma come faccio a sapere se questa scena la divido in 5 vignette, in 4 vignette, in 7, in 8? Come posso fare a capire qual è la griglia giusta per la mia pagina? Beh, innanzitutto si può immaginare, potete iniziare a immaginare ad esempio la vostra griglia a fumetti come uno spartito musicale. Io mi diverto sempre a, mi diverto sempre a, insomma, raccontare la pagina come una, come uno spartito musicale. Quindi in questo caso questa pagina suonerebbe in questo modo. Tac. Tac, tac, qui è un po' più pausa più lunga, tac, tac, tac. Ovviamente questo già vi fa capire che una scena ad esempio d'azione molto veloce, ad esempio può prevedere un numero di vignette maggiore, mentre una scena più lenta può prevedere un numero di vignette minore in questo caso. Scusate, io regolo. Ok, stavo un attimo regolando il volume, spero che si senta bene. Ecco, quindi conoscere già regole di questo tipo ci aiuta a costruire la pagina in maniera più accurata e più corretta. Oppure sapere che le vignette, anche qua per uno che legge fumetti è scontato, ma quando poi si vanno a disegnare non è così scontato e si vedono anche errori di questo tipo spesso in fumetti di professionisti o aspiranti tali. Di solito le vignette vengono lette in questo senso di lettura. Quindi ad esempio noi sapremo che se noi abbiamo una domanda e una risposta all'interno della stessa vignetta, quindi personaggio A che vuole fare una domanda al personaggio B, la vignetta del personaggio A sarà qua e la risposta del personaggio B sarà qua, in modo che l'occhio del lettore segua questo percorso qui. Chiaramente se invertiamo questo senso di lettura la vignetta non sarà corretta e la nostra pagina risulterà illeggibile. Questo, sempre conoscere questo tipo di regole ci fa capire come, se io come ad esempio inserire eventuali dettagli nella nostra storia. Quindi io so che non posso inserire, non mi conviene quantomeno inserire un dettaglio diciamo importante per il lettore, per la nostra storia, in questo punto o magari in questo punto, perché il lettore probabilmente leggendo un po' velocemente la pagina non lo noterà. Questo è un altro di quelle di quegli aspetti del linguaggio del fumetto che è bene conoscere. Ovviamente ce ne sono tanti altri, possiamo fare un altro esempio. Devo fare una pagina, devo fare una scena dove il personaggio, un personaggio si dichiara il proprio amore alla propria amata o al proprio amato. A questo punto gli dice la fatidica frase è ti amo. Come lo disegno questa scena? Certo, potrei fare un personaggio qua in piccolino che il nostro personaggio A e il personaggio B qua, e lui che dice ti amo. Ok, qui il messaggio comunque arriva, capiamo che il personaggio A sta dicendo questa frase al personaggio B. Certo che se io raffigurassi la stessa scena con magari un intenso primo piano, adesso io lo sto abbozzando, quindi l'intenso avrà poco.
del mio personaggio A che dice, in questo caso, ti amo, ovviamente con un primo piano lo stesso identico messaggio arriverà più forte, più chiaro. Quindi conoscere anche queste regole, ad esempio, che i primi piani, i primissimi piani dei personaggi, innanzitutto che cos'è un primo piano, che cos'è un primissimo piano, che cos'è un campo lungo, tutte cose che nel corso spiegheremo e che ci aiuteranno a disegnare la nostra pagina. E conoscere ad esempio che un primo piano è più adatto a far arrivare ad esempio una frase intensa rispetto a un campo lungo ci è utile per costruire al meglio il nostro fumetto. Ovviamente per un corso di questo tipo la cosa che si richiede maggiormente è più la voglia di imparare questo tipo di linguaggio del fumetto, più che avere, insomma, magari alcuni si pongono la domanda, ma io che non, io non so disegnare bene, cioè io non so disegnare bene, ho sempre fatto, insomma, ho sempre fatto disegno amatoriale, posso partecipare? Ovviamente sì, ovviamente. Questo, io, se avete delle domande, ditemelo pure. Io intanto vi spiego che, come dire, cerco di prevenire alcune domande che potete farmi. Una che mi viene posta sempre è se non sono abbastanza bravo a, a disegnare, come posso fare? Posso partecipare? Certamente sì. Potete partecipare al corso, perché in realtà, come diceva Kubert, un famoso fumettista americano, non importa quanto tu stia disegnando bene, se non importa quanto tu stia disegnando bene, se non mi stai raccontando una storia, stai sbagliando mestiere. Quindi non è un corso per illustratori, non è un corso per che ti insegna la copia dal vero o la prospettive o le anatomie. Ognuno può partecipare col suo livello di disegno, qui si impara a raccontare a fumetti una storia, che è una cosa molto diversa dal saper disegnare bene o meno. Ovviamente un disegno più accurato, più attento, più strutturato ci aiuterà, ma non è l'elemento indispensabile per, per poter disegnare una tavola a fumetti. Altri esempi su, come dire, di come un linguaggio del fumetto può essere applicabile insomma a una determinata scena o meno. Conoscere che ad esempio, sapere che ad esempio se devo rappresentare una, che ne so, la conversazione di due personaggi che stanno bevendo il tè in un bar e stanno facendo delle chiacchiere amichevoli, allora so che una tavola, ad esempio, che ha questa griglia, con il mio tavolino, il personaggio A, il solito personaggio B, poi magari qui abbiamo il nostro primo piano sul personaggio A che sta bevendo la sua tazza di tè. E magari abbiamo il nostro personaggio B di qua che sta bevendo la sua, e qui c'è una, qui si dicono, ah ciao, sai che bla 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 bla, ok? Questa è una composizione di una tavola che ad esempio per una scena così tranquilla di vita quotidiana e di relax si è, ovviamente si presta molto. Se io ad esempio devo disegnare un inseguimento di auto, come ad esempio una scena d'azione, potrei aver bisogno di una tavola che ha una composizione molto più frastagliata, addirittura quasi anarchica, come si vede magari nei fumetti manga, nei comics americani. Allora io posso avere un inseguimento di auto con delle vignette così. Ovviamente tutto questo spezzettamento di vignette con magari
le due auto che si inseguono, dettagli di ruote che stridono, scene di mani sul volante, una lettura così frastagliata e veloce, sempre per quella cosa che vi dicevo all'inizio, no? Che la tavola è un po' come uno spartito musicale, questo suona molto veloce perché il nostro occhio ci mette davvero poco a leggere tutte le vignette, essendo molto rapide da leggere. Questo ci dà una lettura veloce che aiuta a raccontare una scena, ad esempio, di inseguimento di automobilistico, comunque una scena d'azione. Ecco, questo è il fumetto. Non saper disegnare magari bene un personaggio, piuttosto che saper conoscere l'anatomia perfettamente, saper fare una bella prospettiva e poi non conoscere queste regole. Ce ne sono tante altre. Ce ne sono tante altre che potremo imparare in questo corso. Che vi ricordo, vi insegnerà, partendo da una sceneggiatura che vi darò io, a impostare una pagina e a realizzarla in maniera appunto definitiva. Torniamo un attimo. Ok, così mi vedete di nuovo. Quindi questo è quanto. Come vi ho già detto, in descrizione, nel titolo, trovate tutte le, insomma, informazioni che vi possono servire. Il corso partirà da metà settembre. Comunque ne ho già tenuti di simili, ne sto tenendo in questo momento per la scuola, di simili e stanno funzionando, quindi sono molto contento perché comunque secondo me la commissione tra la parte comunque tra la lezione generale dove voi potete comunque porre delle domande, io vi rispondo e comunque c'è un dialogo nonostante sia online e le revisioni che sono personalizzate, credo che si presti bene perché poi ripeto, ognuno avrà un livello magari che può essere diverso da quello di un altro, quindi la revisione personalizzata in questo caso funziona molto bene e niente, impariamo a fare i fumetti e questo è quanto. Vi ricordo che oltre al mio corso ce ne saranno altri, li trovate tutti appunto nel link che vi dicevo. E direi che ho detto tutto, chiedo alla regia perché in realtà ci sono degli uomini in regia che mi stanno dicendo se ho fatto bene o fatto male, chiedo alla regia se tutto è a posto, se mi sono dimenticato qualcosa, se no direi che questa diretta la possiamo anche chiudere e basta, quindi sostanzialmente è quanto. Vi saluto e ci vediamo al corso a settembre. Mi raccomando, iscrivetevi, vi aspetto. Ah, giusto, mi ricordano una cosa, stavo chiudendo, ma in realtà, ok, due cose, i video si possono sempre vedere su Facebook, sul sito e su YouTube, compreso questo qua. E ogni giorno alle 16 potrete vedere ogni giorno un contenuto Lapis Kids adatto per i più piccoli, mentre alle 18:30 Lapis Atelier, sempre sulla pagina, troverete appunto una diretta che insomma vi insegna ogni giorno qualcosa di nuovo legato all'arte, al disegno e quant'altro. Quindi insomma la pagina Facebook, sito, YouTube sono sempre attivi, troverete sempre contenuti ogni giorno e quindi insomma fateci un giro e vedete un po' che cosa c'è. 16, 18 e 30, perfetto. Vi ho ricordato tutto, direi che siamo a posto così e niente. Ciao da Paolo Castaldi e ci vediamo a settembre. Ciao.